Arriva a Roma la mostra dedicata a Vincent van Gogh a Palazzo Buonaparte fino al 26 marzo. Vincent van Gogh, raccontato in 50 opere provenienti dal museo Kroller-Müller. Palazzo Bonaparte a Roma inaugura Van Gogh, una delle mostre più attese del 2022. La complicata personalità del pittore olandese, che lottò con l'infermità mentale e pose fine alla sua esistenza all'età di 36 anni con un colpo di pistola, emerge dalle lettere scritte dall'artista al fratello Theo, che tracciano un ritratto di uomo sensibilissimo e tormentato, consapevole del valore della sua pittura, ignorata in vita e idolatrata solo dopo la sua morte. Allora, noi abbiamo voluto dare un quadro completo di Van Gogh, quindi non solo le opere che lui ha creato, ma ripercorrere l'intera parabola di Van Gogh, la sua vita, le sue opere, tutto quello che lui ha fatto, le città dove ha trascorso la vita. In questo abbiamo fatto una selezione che ci consentisse di raccontare Van Gogh dall'inizio alla fine, quindi abbiamo i suoi primissimi disegni, i suoi primi esperimenti e concludiamo la mostra con un'opera che lui ha concluso forse qualche ora prima di morire, quindi ripercorriamo un po' tutta la sua vita e la sua parabola. L'autoritratto di Van Gogh apre la mostra che nella sezione di apertura permette di ammirare opere di Renoir, Gauguin e Picasso provenienti dal museo Kroller-Müller. La mostra permette di capire Vincent Van Gogh attraverso le sue opere e attraverso i suoi testi, le sue lettere che ci accompagnano lungo tutto il percorso, per cui è lui che in qualche modo ci guida attraverso la sua arte, attraverso le sue parole, e riusciamo a entrare nel profondo della sua anima.